Buongiorno, sono Ariel Signor, fa cuoco dello Osteria Mercede. A 36 anni mi ritrovo ad aver vinto Cuochi d'Italia. Oggi vi preparo un piccolo piatto in onore di Repubblica che è venuto a trovarmi. È una ricciola scottata con carciofino alla griglia e cipolletta caramellata. Un piatto molto semplice, rispecchia la mia cucina, cucina di mare, che ha conquistato Cuochi d'Italia, ha conquistato Alessandro Borghese, chef, grandissimi Tomei e Gennaro Esposito. E come ci siamo arrivati? Siamo arrivati con il sacrificio, con l'amore per la nostra cucina, per la nostra terra. Abbiamo fatto un percorso qui allo Osteria Mercede di 4 anni, sempre basandoci a quello che ci piace fare, cucinare, mangiare e far stare bene la gente. Questo è un carciofo che abbiamo prima sbollentato con acqua e aceto per lasciarlo così in bel colore. Poi andiamo a passare la nostra marinata di olio, sale e pepe e lo andiamo a grigliare. A Cuochi d'Italia mi sono trovato catapultato in una realtà tutta nuova per me, che sono abituato a faticare a lavorare. Dobbiamo avere una scottatura leggera sia per quanto riguarda i carciofi che per quanto riguarda la ricciola, in modo tale che lasciamo il pesce nella sua integrità. Andremo a completare con una cosa che mi ha fatto alla fine vincere la nostra puntata, soprattutto la finale. Ricordo che ho fatto sia nell'osso buco che mi ha fatto vincere agli ottavi di finale, che è il segreto della mia zuppa di pesce con la quale abbiamo vinto anche la finale contro le Marche. La cremolata alla Mercede la chiamiamo adesso. La cremolata è una cosa lombarda, figuriamoci. La vado a sicilianizzare, la faccio mia. Questo è il nostro pesce, l'abbiamo scottato. Vediamo un po' come è affumicato. Lo lasciamo qui, questo è un crudo cotto, diciamo, una parte dalla quale si comincia il nostro percorso anche all'Osteria Mercede. Della marinata, della sua cremolata, perfetto, lo possiamo sottagliare, mangiamo poi sul nostro piatto, di voltata, saliamo, un po' di olio delle nostre terre. Anche questa è una delle must dello Osteria Mercede, la cipolletta rossa. Completiamo. Uno e due. Da Helios, Osteria d'Italia, Osteria Mercede, è tutto. Saluto a tutti, buona giornata.